Io ho detto che io vivo. Benvenuto. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. Tutte le comunità. Per questo sarete sicuramente l'Italia che è fondata. È stato un incontro importante che ha confermato la Chiesa, la comunione che ci unisce così profondamente come cristiani e come cattolici con la Chiesa greco-cattolica. Tanta sofferenza, tanta condivisione della sofferenza, anche crediamo e speriamo tanta solidarietà. C'è un'unione anche tra le Chiese in Italia, le comunità, le parrocchie, le diocesi e la Chiesa greco-cattolica in Ucraina, profondissima anche per i tanti sacerdoti che hanno vissuto, che vivono, che testimoniano, che hanno dei contatti con l'Italia, con una condivisione che è di popolo, che è di comunità tra cristiani, l'accoglienza istintiva di tante comunità e di tante famiglie cristiane in Italia quando c'è stato l'inizio del conflitto, l'accoglienza per tanti bambini, e speriamo l'anno prossimo di poter continuare questa vicinanza ai più piccoli perché possano trovare luce, tenerezza, protezione, anche se per un periodo, ma è sempre una grande medicina che cura le ferite profonde che la guerra nei piccoli come anche nei grandi provoca. E poi la chiarezza nel cercare una pace giusta e sicura e la vicinanza quindi della Chiesa italiana dei cristiani che vivono tutta la tragedia di questa guerra e che testimoniano in questa la vicinanza dell'essere cristiani, partendo sempre e soprattutto dai più deboli, dai più svantaggiati.